Waterfront si parte, allestito il cantiere sul lungomare di Sassonia, al via i lavori di riqualificazione dell'anfiteatro Rastatt, sorgerà una nuova terrazza sul mare. Fondazione Carifano, eletti 3 nuovi soci, annunciate erogazioni per 2 milioni di euro, il 50% in più rispetto al 2023, gli aumenti destinati ai settori della famiglia e della cultura. Alle scuole d'Onorione è completato il reparto gomme del laboratorio meccanico. Venerdì scorso la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose. A 3 anni dalla scomparsa di Don Aldemiro Giuliani, l'artista Simone Travaglini dona un ritratto del sacerdote al centro diurno a lui intitolato nel 2022. Tosca di Giacomo Puccini e Cenerentola di Gioacchino Rossini sono le opere proposte dal Teatro della Fortuna per la nuova stagione lirica. Dal 1 novembre in vendita abbonamenti e biglietti. Testimonianze, amicizie e collaborazioni, la cooperativa Tre Ponti di Fano ha celebrato i 40 anni dalla sua fondazione. Lealtà in pedana, stasera sportissimo la schermitrice fanese Asia Volpi, insignita del World Fair Play Awards. Protagonisti anche Alma fanno correre Feder Ginnastica. Martedì 31 ottobre, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito, sono partiti dall'anfiteatro Rastatt i lavori di riqualificazione del lungomare di Fano. Questa mattina Filippo Pucci ha incontrato il sindaco e l'assessore Brunori, che hanno elencato gli interventi previsti. Non sono passate inosservate le transenne installate nei giorni scorsi all'anfiteatro Rastatt e nell'area verde a fianco della passeggiata di Sassonia. Questa volta i lavori del cosiddetto Waterfront di Fano stanno per iniziare, almeno la prima parte del progetto che prevede la riqualificazione del lungomare fanese. Valorizzerà al meglio questo spazio, ma che sicuramente metterà più in connessione sia le persone che anche la città, in quanto si lega perfettamente anche con l'intervento che si farà, che partirà proprio il 2 di novembre su Viale Battisti. In questo primo momento faremo un rilievo di tutti quelli che sono i sottoservizi che naturalmente interferiscono poi con quello che è l'area di cantiere, e contestualmente a questo passeremo poi alla riconversione dell'anfiteatro Rastatt, che è un ridisegnare, diciamo, un po' una struttura che vuole sia valorizzare lo spazio ma anche migliorare sicuramente quello che è l'aspetto delle sedute e la vista a mare. Quindi inizialmente andremo a fare delle piccole demolizioni di quella che è la pavimentazione per capire lo stato di degrado della pavimentazione stessa e quindi intercettare un po', definire quello che è il tipo di lavorazione più appropriato. Contestualmente a questo lavoreremo anche sul controviale, dove attualmente l'edicola che dovrà essere spostata e dovrà essere realizzata una nuova pavimentazione, ma verrà anche inserita una pista ciclabile. Quello spazio, lo ricordiamo, cambierà completamente la sua destinazione d'uso, in quanto sarà uno spazio a piazza, uno spazio completamente connesso alla città ma anche molto vivibile. Inoltre, ha aggiunto Brunori, durante lo svolgimento dei lavori non verranno interdetti gli attuali parcheggi nella zona dell'hotel Cristallo, questo per evitare i disagi alle attività e ai residenti. In contemporanea, ha proseguito poi l'assessore, al via i lavori anche su Viale Battisti. Ricordiamo che il senso unico di marcia per tutto il periodo di lavorazione sarà lato città mare, e ad eccezione, diciamo, di quello che è il tratto sopra il cavalcavia, dove invece si potrà risalire dagli orti sino a fine dicembre, perché il cantiere non sarà solo questo, ma appunto si congiungerà quello di Viale Battisti. In questa settimana sino a metà della prossima sarà interdetto anche il passaggio sulla coda di Via Garibaldi in prossimità di Piazzale Rosselli, perché stanno appunto posando la pavimentazione a selci. Soddisfazione da parte del primo cittadino Massimo Seri, che ha ricordato i diversi interventi di riqualificazione in città. Ci siamo, sono partiti i lavori all'anfiteatro Rastatt, i lavori di riqualificazione del lungomare, che dopo l'inizio dei lavori di Viale Battisti si uniscono a questo nuovo spazio, che si uniscono a quelli già realizzati come la Darsena Borghese, ma che non è ultimato, che proseguirà a breve con la demolizione dell'ex casellino. Quindi ci siamo a tutti gli effetti, questa nuova terrazza sul mare, che sarà un luogo bello, vivibile, dove si creeranno grandi occasioni, ma soprattutto un biglietto da visita per la nostra città, che la renderà
molto più bella, accattivante e attraente, con un centro storico che dialoga e si lega con il lungomare, qualcosa di straordinario che pochi possono vantare di avere. Noi ce l'abbiamo e giustamente lo valorizziamo. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della giornata per numerose richieste causate dal forte vento che sta interessando tutta la regione. La fascia collinare è stata quella più colpita. Gli interventi effettuati fino alle ore 17 sono stati circa 170, soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree, infissi pericolanti e tettoie di vente. Non si segnalano situazioni di criticità. Prelievo multiplo di organi all'ospedale Santa Croce. I familiari di una signora di 71 anni ricoverata e deceduta ieri in rianimazione hanno consentito alla donazione di reni, fegato e corne. L'attività di prelievo si è svolta nella nottata e si è conclusa stamattina nel blocco operatorio di Fano, dove era pronta un'equipe di professionisti interamente dedicata. Cambiamo argomento. Per il 2024 la Fondazione Carifano incrementa le erogazioni che passano da 1.300.000 euro a 2 milioni. Lo ha stabilito l'Assemblea che ha anche eletto 3 nuovi soci. Sentiamo. Domenica 29 si è tenuta l'assemblea dei soci della Fondazione Carifano con due punti all'ordine del giorno molto importanti. Il primo è il bilancio preventivo 2024 e il secondo è la nomina dei nuovi soci. Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2024, è il documento che è stato illustrato all'assemblea, ai soci della Fondazione, era stato già approvato dal Consiglio Generale all'unanimità e prevede per il 2024 erogazioni per 2 milioni di euro. 2 milioni di euro che sono in incremento del 50% rispetto alle erogazioni previste per l'anno in corso. E questi settori che vedono crescere le risorse destinate sono l'arte e la cultura, poi anche la famiglia, i valori connessi e l'assistenza agli anziani. Ci sono altri due settori, altri tre settori che vedono sostanzialmente riconfermati gli importi che sono già previsti per il 2023, che sono l'istruzione, la formazione con 250.000 euro, sono il volontariato, la filantropia e beneficenza sempre per 250.000 euro e il settore ambientale e l'ambiente, che è uno dei settori ammessi dal nostro statuto, che vede riconfermati i 100.000 euro che erano già lo stanziamento del 2023, che deriva però da una triplicazione dei fondi rispetto agli anni precedenti. Soltanto un settore è in riduzione, il settore della salute, medicina preventiva e riabilitativa, perché restiamo in attesa del piano sanitario regionale per comprendere che fine farà il nostro ospedale, che fine farà la sanità territoriale e quindi in questo 2024 questo settore subisce una riduzione. Ci sono anche tre nuovi soci di nomina assembleare che sono Dino Zacchilli, Claudio Gabellini e Luciano Cecchini. Tutti i dettagli del bilancio preventivo 2024 sono visibili e scaricabili dal nostro sito della Fondazione Carifano, www.fondazionecarifano.it. Avanti con la Green Line, così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore alla rapidità Mila Della Dora, a seguito dell'approvazione in giunta dell'accordo tra Comune di Pesaro e Ferrovie che avvierà la prima fase di idee e progettazione per la rigenerazione urbana dell'attuale linea ferroviaria. Come abbiamo annunciato diversi mesi fa, ricordato Ricci, il tratto di Pesaro-Fano si inserisce all'interno del progetto di ammodernamento della linea ferroviaria adriatica del valore complessivo di 5 miliardi, di cui 1,8 destinati al nodo marchigiano, l'investimento più grande, aggiunto, mai visto nel nostro territorio, che prevede anche lo spostamento degli attuali binari. Da qui l'idea di trasformarlo in una lunghissima linea verde dove potranno circolare mezzi elettrici, biciclette e pedoni, una green line appunto come quella di New York, Valencia e Parigi. Il protocollo verrà firmato a Roma nelle prossime settimane.
Fondi per l'alluvione e investimenti sulle scuole. Il Consiglio provinciale ha approvato le variazioni al documento unico di programmazione e al bilancio di previsione. La variazione più importante, ha sottolineato il direttore Domenicucci, riguarda la viabilità ed è di oltre 23 milioni di euro. Di questi, più di 13 milioni si riferiscono ai lavori straordinari da effettuare dopo l'alluvione del settembre 2022. Invece, gli altri 10 milioni sono necessari per fronteggiare gli interventi straordinari relativi all'alluvione dello scorso maggio. Aggiornamenti significativi anche sul lato scuole, partendo dalla demolizione e ricostruzione del Nolfi ex Carducci di Fano. Considerato il ritardo del contributo del GSE per procedere con l'affidamento dei lavori entro fine novembre, la provincia coprirà il quadro economico aumentando l'importo del mutuo con cassa, depositi e prestiti. In questo modo, ha detto Domenicucci, rispettiamo i tempi del PNRR. Inoltre verrà finanziato per 110.000 euro l'acquisto del locale per il Cecchi di Pesaro, zona sede provveditorato, per ricavare così 3 aule per l'istituto. Nell'elenco anche i 38.000 euro per le spese di progettazione per la scuola del libro di Urbino, non riconosciute dal Ministero, oltre agli interventi di risanamento e messa in sicurezza per il Cecchi di Pesaro e per l'istituto Volta di Fano, finanziati dalla Regione dopo il sisma dello scorso anno. La presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Katia Amati, questa mattina ha presentato la stagione lirica 2023-2024. Ne fanno parte due opere estremamente popolari. Massimo Foghetti. Due splendidi titoli per quanto riguarda la stagione lirica del Teatro della Fortuna. Fano è sempre nella rete lirica delle Marche. Vediamo quali sono le opere in programma per questa stagione. Katia Amati. Rete lirica, tre città che lavorano assieme, non solo, Fano, Ascoli, Fermo, e quest'anno la prima opera tosca parte da Ascoli e invece Cenerentola parte da Fano. Due titoli particolari, che tutti e due con degli anniversari, il primo Tosca Puccini, il secondo Cenerentola fatto nell'anno proprio del compleanno di Rossini, perché l'anno prossimo è bisestile, 29 febbraio. Due titoli importanti con collaborazioni altrettanto importanti, per quanto riguarda Tosca col Teatro di Genova, per quanto riguarda Cenerentola con Rossini Opera Festival. Cantanti, come sapete ormai è una tradizione della rete lirica, sono tutti giovani ma già protagonisti nei teatri italiani ed esteri, e quelli di Cenerentola vengono dall'Accademia Rossignano ovviamente, e direttori d'orchestra, soprattutto Giovanni Di Stefano l'abbiamo già visto a Fano altre volte, e Foti invece è debuttato al Rossini Opera Festival. Dal 1° novembre si possono fare sia abbonamenti che biglietti singoli. L'abbonamento, come sapete, è più prezioso e particolare perché vi riserva il posto che scegliete nel momento in cui venite al botteghino. Biglietti da 50 a 8 euro e le date: 30 novembre edizione speciale come sempre per i giovani, un'anteprima giovani, e alle ore 17, e invece per quanto riguarda Tosca la serata proprio dedicata al pubblico è il 2 di dicembre, mentre Cenerentola il 1° febbraio anteprima giovani e con un biglietto speciale sia per Tosca che per Cenerentola, e invece la serata di spettacolo per il pubblico il 3 di febbraio. C'è una regia importante per la Tosca? Le regie sono tutte e due molto importanti, anche perché anche questo sarà un omaggio speciale che faremo a Renata Scotto, che non, come sapete, non c'è più, ma avremo con noi probabilmente una persona che ha lavorato con lei per tantissimi anni e ce la svelerà anche non solo dal punto di vista del lavoro della cantante che abbiamo apprezzato tutti, ma anche quello della donna. Per quanto riguarda Tosca abbiamo anche una presenza importante del nostro coro lirico. Per quanto riguarda Tosca, il coro è del Ventidio Basso, per quanto riguarda Cenerentola è quello del Teatro della Fortuna. E Rossini che torna a Fano dopo che c'è stata un'assenza molto molto lunga. Questa però è la seconda volta che torna Rossini, però è una data importante perché il collegamento con Pesaro ovviamente è essenziale. Sì, in un anno poi speciale perché Pesaro è capitale italiana della cultura e come sapete tutti i comuni saranno coinvolti, per cui anche il comune di Fano sarà protagonista, e noi Cenerentola la facciamo proprio vicino alla settimana in cui Fano sarà capitale della cultura.
Ci spostiamo ora nella sala del Consiglio dell'Unione Pian del Bruscolo, dove è stato presentato un nuovo sistema di telecamere nei comuni di Pesaro, Vallefoglia, Tavuglia, Gabicemare, Gradare e Monbaroccio. Un sistema capillare per contrastare furti, reati e infrazioni al codice della strada. Degli oltre 800.000 euro investiti, fa sapere il sindaco Palmiro Ucchielli, 161.000 riguardano i comuni di Vallefoglia per portare a 64 il numero delle telecamere complessivamente installate nel territorio comunale, oltre a 5 nuovi target system che consentono la lettura delle targhe per controllare i dati dei veicoli al fine di verificare la regolarità assicurativa, quella sulla revisione e il controllo dei mezzi rubati. A 3 anni dalla scomparsa di Don Aldemiro Giuliani, cappellano dell'ospedale Bartolini di Mondolfo e poi dell'ospedale Santa Croce di Fano, l'artista Simone Travaglini questa mattina ha donato un ritratto del sacerdote al centro diurno che è stato intitolato proprio a lui nel 2022. Come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziare l'artista mondolfese Simone Travaglini per aver donato questo ritratto dedicato a Don Aldemiro, una persona straordinaria che ha fatto tanto per la comunità di Mondolfo. Lo facciamo in un momento importante perché oggi sono 3 anni dalla sua scomparsa e siamo ad 1 anno dall'intitolazione di questo centro diurno. Abbiamo voluto 1 anno fa intitolarlo proprio a lui perché ha fatto tanto per farlo nascere e anche per farlo crescere nel tempo con le sue attività. Don Aldemiro è stata una persona straordinaria che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, quindi che è sempre stato vicino alle persone che avevano più bisogno, quindi questa donazione ci fa davvero piacere perché è un momento per condividere, per ricordarlo e condividere quindi con i ragazzi, con la cooperativa, con il centro di uno tutte le attività che si stanno svolgendo all'interno della struttura. Ho deciso di donare quest'opera pittorica perché 1 anno fa esattamente da oggi, durante l'intitolazione di questo centro, mi è venuto in mente di avere la possibilità a mio modo di lasciare un segno e di riconoscimento ai ragazzi, agli assistenti, alla struttura mondolfese per ringraziare di tutto il lavoro che svolgono. L'ho voluto fare a modo mio attraverso un'opera perché sono un artista a tempo libero, diciamo, e quest'opera è un segno di buon auspicio, buona volontà che tutti potremo dare a nostro modo e in ciò che sappiamo fare meglio. Questo riconoscimento è sì per il centro, ma ricorda anche in primis il soggetto raffigurato, cioè Don Aldemiro, che con la sua benevolenza che lasciava nel nostro territorio era doveroso ricordarlo con un'opera di queste dimensioni, di questo impatto visivo. Infatti in quest'opera vengono raffigurati i suoi aspetti migliori, e il suo praticato nella fede e tutto un suo perché. Questo rispecchia molto anche il mio stile artistico di cui sono contento di avere. Ecco. Le tecniche che ho utilizzato sono varie, dalla pittura d'olio allo spray acrilico, aerografo e addirittura nella veste che indossa Don Aldemiro nel ritratto ho utilizzato la foglia oro che dava la lucentezza necessaria per ravvivare ancora di più il tessuto sacerdotale. Grande festa ieri sera alla cooperativa Tre Ponti di Fano che ha celebrato i 40 anni dalla sua fondazione. Ricordi, emozioni e festeggiamenti ieri sera alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove autorità, associazioni e cittadini si sono riuniti per celebrare i 40 anni dalla fondazione di questa realtà, diventata un punto di riferimento per la città di Fano e non solo, iniziata con una santa messa officiata da Don Giuseppe Marini con la partecipazione del vescovo Andreozzi. La serata è proseguita con la cena nei locali della cooperativa. Mentre sullo sfondo scorrevano le immagini delle tappe più importanti che hanno caratterizzato questo lungo percorso, si sono alternate le testimonianze di chi ne ha fatto parte. Toccante il racconto del sindaco di Castelvecchio Calvisio, Luigina Antonacci, che ha ripercorso i momenti più bui vissuti a causa del terremoto del 2009. Momenti dove non è mancato anche l'aiuto della cooperativa, definito dal primo cittadino una vera luce che ha ridato speranza alla popolazione.
Poi è stata la volta di Roberto Alesi, di Preci, cotitolare di un'azienda che, dopo il sisma del 2016, continua a collaborare con quella che anche per lui è diventata una grande famiglia. Oltre al direttivo, all'iniziativa erano presenti tanti volontari che la compongono, guidati dal presidente Gino Bartolucci, che insieme a loro continua a spendere anima e corpo a servizio della comunità. Un traguardo importante, quello di oggi, proprio con te che sei stato definito l'uomo del fare, un instancabile Gino. Beh, è vero, sì, possiamo dire su questa struttura sì, perché nel 1983, quando nascemmo, poi l'interlocutore con Francesco Baldarelli, col comune, per avere questa struttura. Poi questi 40 anni la dicono lungo, ma la dicono la bella realtà di stasera, che è un onore per me, per tutto il direttivo, per tutta la cooperativa Tre Ponti, avere tante istituzioni vicino a noi, tante associazioni. Era questo il nostro obiettivo e spero che ci siamo riusciti. Io direi di sì. Tu sei stato il primo presidente? No, io non sono stato il primo presidente, ma sono presidente dal 1992. L'augurio è che altri prendano le nostre veci. È un gruppo di giovani che sta crescendo, perché nella città noi siamo un'istituzione importante per tante iniziative, per tante realtà, per tanti eventi che si svolgono nella città. Eventi che coinvolgono tutti quanti, eventi anche che coinvolgono i più giovani a partire dallo sport. Abbiamo delle attività sportive, dei campi del calcio 5, dei campi dove tanta gente gira, ruota in questa istituzione che è oramai la cooperativa Tre Ponti, la Crescia Matta che ha 39 anni, la cooperativa Tre Ponti ne ha 40, perciò una bella realtà nella città, una delle più vecchie realtà della città, però ci siamo, ci piace esserci e il ringraziamento va a tutti quelli che ci stanno vicini. Beh, in questo bel momento di festa la cooperativa Tre Ponti non si è dimenticata della solidarietà. Sì, naturalmente è il principale obiettivo della nostra bella realtà, perché stasera, la serata, hanno portato dei doni, delle cose bellissime per la cooperativa, però ho detto se chi vuol farsi un regalo o vuol fare un regalo, stasera la dedichiamo ad Amo. Ma negli anni l'abbiamo dedicata a Teleton, a tante belle realtà della città, tante belle associazioni che lavorano per il bene della città. Invece alla Cinema Masetti di Fanno, alla presenza delle autorità civili e religiose, si è svolta la cerimonia di aggiornamento e completamento del reparto gomme del settore automotive delle scuole Don Orione di Fano. Il servizio di Stefania Schiaroli. Perché riaprono molte strade nella vita e a volte sono sottovalutate. Cerimonia di aggiornamento e completamento del reparto gomme del settore automotive alla scuola Don Orione. Iniziato il 27 gennaio 2017 con il contributo del gruppo Pirelli S.P.A. e successivamente il 3 aprile 2019 con la donazione di macchinari del reparto gomme per moto e auto, ora il reparto gomme del laboratorio meccanico viene completato grazie al contributo di Prometheon Tire Group e dalla fondazione Need You. Macchinari di vario tipo vanno ad aggiornare ulteriormente il parco macchine della scuola Don Orione e a completare il reparto gomme del settore automotive. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per un impianto per la riparazione e lo smontaggio delle gomme di camion e di trattori. Questo rientra un po', come dire, nelle strategie di sviluppo, di crescita della scuola, per cui con oggi completiamo quello che è appunto un progetto di allestimento di questo reparto. La sostenibilità di questo progetto. In Prometheon la sostenibilità è uno dei pilastri della strategia aziendale, infatti il nostro commitment fortissimo su United Nations Global Compact, un'associazione di categoria la più importante per la quale noi lottiamo per le future generazioni e abbiamo tanti progetti dal punto di vista della governance, la business ethics, le dimensioni sociale, economico e ambientali. Infatti questa collaborazione è uno dei tanti progetti che portiamo avanti per migliorare la nostra sostenibilità. Per noi è molto importante dare un sostegno alle generazioni future e soprattutto contribuire a dare un'immagine importante al lavoro del rivenditore di pneumatici e al tecnico gommista, che è una professione di grande valore e assolutamente il nostro scopo è di sostenerla e anche queste iniziative contribuiscono a darne la corretta valorizzazione.
La scorsa settimana il Palazzetto dello Sport di Fano ha ospitato il secondo Gran Galà Arte Sport con esibizioni e premiazioni di giovani atleti e rispettive società presenti nel territorio fanese. Esther Muscò. Cosa accomuna la pratica sportiva alle prestazioni artistiche? Lo sport si può considerare una sorta di arte? La risposta è positiva. Entrambe sono espressioni delle più incredibili capacità dell'animo umano. Soprattutto lo sport, se svolto ai massimi livelli, è una sorta di capolavoro artistico in grado di suscitare forti emozioni in tutti coloro che lo seguono. E di emozioni se ne sono vissute tante al Gran Galà lunedì scorso al Palace Allende di Fano, con l'arte premia lo sport. Fa riferimento a due elementi che è il cardine di un paese civile, cioè la crescita sportiva, le arti, le varie arti, ma la cultura in genere. Giunto alla sua seconda edizione, l'evento ha messo al centro l'aspetto valoriale della disciplina e del talento di giovani atleti e rispettive società che in quest'anno si sono distinti nelle loro relative discipline, sia in ambito nazionale che internazionale. Ci dobbiamo affidare appunto a iniziative come queste, che hanno il carattere non pubblico, e questo credo che debba far riflettere un po' noi tutti, soprattutto chi gestisce le cose. Anche questa iniziativa è di tipo privato, cioè è un'organizzazione che per le sue passioni, cioè che poi sono le stesse passioni che mi hanno permesso di elaborare queste idee, questo concetto di unire questi due elementi. L'ideatore dell'evento, Lello Natella, pone l'attenzione alla funzionalità della manifestazione, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni, lanciando un messaggio. Siamo in uno stato molto, molto periferico su queste robe qua e quindi è mortificante per il paese tutto. Cioè che un paese civile progredisce se dà attenzione a questi agli elementi che la cultura, lo sport per ovvi motivi e soprattutto la scuola. Ecco, se si lascia in mano al privato di fare questa roba qui, credo che già di per sé, voglio dire, non si dà attenzione a chi? Alle risorse migliori che sono i giovani di un paese. Questo secondo Gran Galà ha introdotto maggiormente degli elementi valoriali perché io mi sono voluto, ho inteso premiare prima che l'atleta che ha il talento, ha le capacità tecniche, ha la voglia, tutta la disciplina soprattutto, ma alle società che supportano questo mondo che però non ha scena. Non ha scena e non ha scena proprio laddove, come dicevo prima, nelle istituzioni. E quindi ci si affida al volontariato. Ma un paese civile si può sempre affidare solo al volontariato, dove poi ci mettono, con la passione, ci mettono le risorse, il proprio tempo. Credo che sia un circuito non propriamente costruttivo in questi termini qua. Altri super ospiti questa sera, Sportissimo condotto da Andrea Maduzzi, che ci dà qualche anticipazione. Il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi, ospite in apertura della puntata di stasera di Sportissimo. Accoglieremo però anche Asia Volpi, schermitrice della Fanon Fortune e premio Fair Play Award, insieme al presidente del Panathon Club di Fano, Francesco Savelli. Finestra anche sul podismo con Enrico Fabbroni, presidente di Fano Corre, e il consigliere Luigi Mediatore. Ma ci occuperemo anche di calcio e pallavolo. Il nostro telegiornale termina qui, io vi lascio le previsioni del tempo e poi alla nuova puntata di Sportissimo. Buona serata a tutti.